Amici del basket di Milanao, buonasera da Sandro Pugliese. Prendono il via le semifinali del campionato italiano tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari. Maggiormente il discorso, Milano deve provare a fermare molto semplicemente, in maniera semplicistica, che ha subito preso la squadra per mano. Eh sì, sarà importantissimo il contributo di Moss e secondo me, se vogliamo, tutto Sassari è per certi versi una squadra lunga come può essere Milano, visto che entrambe all'inizio della stagione avevano il suo esordio in campo. Anche Giacomo De Vecchi, che proprio nel settore giovanile dell'Emporio Armani è cresciuto. La tripla è già dall'altra parte, Sosa in transizione contro Ragland, lo vuole attaccare il giocatore della Repubblica Dominicana con una magia appoggiata, vinta da Milano 4-2, ma in modo particolare perché Sassari le due partite della serie, mentre segna Formenti, di Formenti lasciata solo da Cerella, tapin di Laval che risponde allo spettacolo con il più due finale di Sassari. L'area pitturata a Milano, una cosa riuscita alla perfezione in precedenza, così come è perfetta la conclusione dell'arco di Sosa. La testa va. Eh sì, come dicevamo qualche istante fa, un paio di situazioni di perfetta parità, qui una situazione aerea da parte del goloso tiratore da tre punti. Dyson nell'angolo, in ritmo, che canestro di Jaron Dyson, che è un giocatore dal anche di energia, mentre Sanders a pareggiare a quota 35. In punti per il più 4 dell'Empire Armani. Logan fino in fondo contro Samuels, che magia dell'ex giocatore di Pavia, perché proprio va a vedere sul tabellone. Break di Milano, break che era iniziato già nel secondo quarto con i punti di Marshall Brooks, però poi ora arriva la senza il suo capitano Dyson, buca la difesa, Sassari torna lì a meno 3. Che bravo Dyson. Ma tre liberi in fila, non li ha mai sbagliati in questa stagione. Shane Laval prende rimbalzo, converte anche lui. Sassari rimane lì, attacca. Prima frazione ancora contro Moss, di forza, Rakim Sanders ad appoggiare. Davvero di forza, Roberto. E che forza per... Prima frazione ancora contro Moss, di forza, Rakim Sanders ad appoggiare. Davvero di forza, Roberto. E che forza per... E palla con... Sosa che arma la mano di Dyson sotto Laval, azione da football chiusa nel canestro. Su 30 è arrivato oggi, gli altri canestri sono arrivati davvero solo con una schiacciata, normalmente una bimane, basta una mano a Jeff Brooks. Vola davvero in alto Jeff. La panca in piede ad aiutare i compagni anche in difesa, Logan risponde al fuoco con un colpo da maestro. Chi di tiro da tre. E invece intercetta il pallone Brian Sacchetti a tutto campo per la tripla di Logan e il suo tiro. Time out per Banchi, perché Sassari è arrivata a meno uno. Aveva sbagliato all'esterno del difensore sull'aiuto e recupera. Adesso attacca contro Moss, perde la maniglia del pallone, pesca Sosa nell'angolo, vale due il canestro di Edgar Sosa che segna. Ragland vuole tenere ancora il pallone, Logan attacca l'area, va fino in fondo contro Ragland, fuori equilibrio David Logan, più uno, Banco di Sardegna. E ritorno contro l'Emporio Armani Milano. Logan attacca Hackett, prende lo spazio a sinistra, extra pass per il Banco Sardegna, la tripla di Edgar Sosa che lo lascia lì, tira da tre, sbaglia, Laval a rimbalzo, non arriva il contatto, arriva però il canestro di Shane Laval e più sei per il Banco Sardegna. Il centro dell'area, non arriva ancora nulla, c'è Sosa fino in fondo ad appoggiare, il più 8 del Banco Sardegna. Palla per Hakim Sanders, il contropiede di Edgar Sosa per il più 9. Segna in fuorigioco Sosa, praticamente era finito.